ragazze, ciao ragazzi, come promesso anche oggi nuovo video perché vlogmas farò fino a Natale un video al giorno dal lunedì al venerdì e sto pensando se riesco a mantenere la promessa e a continuare così dal lunedì al venerdì fino a Natale, sto pensando di continuare anche dopo Natale e cioè di farla diventare una cosa regolare sul mio canale, un video al giorno dal lunedì al venerdì, non mi sembra male come cosa, che cosa ne dite? Sono contenta che voi siate contenti che io, cioè, che sto facendo tanti video, ecco, quindi questo è, non mi devo dilungare perché sennò i miei intro sono chilometrici. Comunque voglio ringraziare anche tutte le ragazze, i ragazzi che mi fermano per la strada per salutarmi perché siete fantastici davvero e continuate a farlo, mi fa super piacere. Comunque oggi questo video in realtà è dedicato alla epilazione con il laser. Perché? Perché ho fatto appunto il laser e quindi la depilazione definitiva e voglio dirvi le mie esperienze, voglio raccontarvi com'è andata e voglio darvi qualche informazione in più, logicamente da cliente, da paziente, non da medico, però voglio raccontarvi insomma come mi sono trovata, come mi sto trovando, come è andata eccetera eccetera, perché quando nel vlog avete visto che sono andata appunto dal medico a fare il laser ho ricevuto un sacco di domande, quindi in questo video chiarirò tutto quanto, vi racconterò tutto quanto. Allora vi dico subito, perché ricevo un sacco di richieste, il medico che mi ha fatto il laser è la dottoressa Valentina Salamone, io vi lascerò qua sotto, ovviamente le riceve a Trieste e poi anche a Fagagna in provincia di Udine, ma io lo dico sempre, vale la pena farsi anche qualche chilometro per andare da lei perché è fantastica, lei è quella tra l'altro che mi ha salvato la pelle dall'acne, se vi ricordate un anno fa ero veramente piena di pustole, vi ho fatto anche un video dedicato, potete andare a vedere quel video, c'era proprio il prima e il dopo e lei mi ha salvato la pelle e adesso mi sta facendo anche il laser, quindi qua sotto troverete la sua pagina Instagram, la sua pagina Facebook e potete appunto contattare il suo studio se volete un appuntamento eccetera eccetera. Lei tra l'altro è anche una mia grande amica ed è quella che mi ha fatto il quadro di Gatto Denver per il mio compleanno, commentate se sapete di cosa sto parlando. Ci tengo subito a specificare che il laser che lei ha utilizzato è il laser ad Alessandrite. Io ovviamente non mi intendo tantissimo e non conosco benissimo gli altri laser, so soltanto che quello che ha utilizzato lei per me per l'epilazione è appunto il laser ad Alessandrite e lo so perché mi ha spiegato bene che questo laser è praticamente indolore e vi posso garantire che è così, nel senso che quando ha iniziato io non mi sono resa conto che aveva iniziato. In molti mi hanno detto che il laser quello normale fa male, dà fastidio, si sente pizzicorio, male eccetera, io non ho sentito niente, ma non nel senso che mi faceva male e vi dico che fa poco male, nel senso che io proprio non ho sentito niente, non mi sono accorta quando aveva iniziato, ho sentito tipo un po' di tiepido, ma io pensavo fosse tipo un trattamento prima del laser, che ne so, per disinfettare, non lo so, cioè io pensavo fosse trattamento pre-laser che stesse preparando la mia pelle e lei a un certo punto mi fa, senti fastidio e io, ah perché hai iniziato cioè boh, io non lo so, è fantastico il laser ad Alessandrite, io non sento niente, ho già fatto quante sedute ho fatto. Allora c'è da dire che bisogna fare 4-5 sedute per finire il trattamento e dopodiché è vero che non ricrescono mai più i peli, ricrescono molto lentamente, sono molto deboli e sono molto più sottili di come erano prima e bisogna fare tipo una seduta all'anno, forse due di mantenimento, però io vi dico che già dopo la prima seduta ho visto un sacco di differenza, almeno per quanto mi riguarda, poi ovviamente la pelle, il tipo di pelo è, dipende da persona a persona, oggi sono più bianca del solito, comunque dipende da persona a persona, però appunto per me già dopo la prima seduta io, cioè li ho visti cadere i peli e non sono mai più ricresciuti forti come prima, quindi contentissima. Io vi sto parlando della zona bikini, potevo fare anche le ascelle, solo che io nelle ascelle ho tipo tre peli biondi e quindi passo tipo il rasoio così senza niente, cioè solo sotto l'acqua e non vedo mai i peli, quindi non volevo farlo sulle ascelle, ma non avrebbe avuto senso perché non ho mai avuto, cioè, peli sotto le ascelle, non so come sia possibile, però vi garantisco che così sia una fortuna, questo non ci avevo mai pensato, però ho fatto la zona bikini che mi ha sempre creato molti molti problemi perché avendo la pelle delicata e facendo ceretta, allora io ho provato quella ceretta a caldo per una settimana, ero super irritata e quando passava l'irritazione ricomparivano i peli, dopo ho provato con il rasoio che non mi faceva l'irritazione della ceretta, ma che comunque faceva irritazione se lo facevo
contropelo, e quindi poi ho iniziato a farlo nella direzione del pelo, che però voi sapete benissimo che non è uguale, perché poi si vede il pelo. Quindi quella è stata una zona in cui io ho sempre avuto problemi, mi sono sempre vergognata un sacco al mare, perché ho sempre avuto quei puntini rossi terribili che si vedono tutto attorno al costume, e adesso invece è tipo miracolo dei miracoli, perché non ho più questo problema, perché il pelo cade e non torna, e appunto se torna, non lo so, una volta all'anno, ma non si vede nemmeno. Quindi sono super super contenta. Adesso non mi ricordo se ho fatto 2 o 3 sedute, devo farne ancora 1 o 2 e dopodiché sono felicissima, perché non avrò appunto più bisogno di dover passare cerette, lamette, che poi, se ci pensate, il costo del laser in realtà non è niente in confronto a quello che noi usiamo. Io ho speso, cioè, tra creme depilatorie, poi avevo provato quella specie di, non lo so, sono tipo delle carte, quelle che si usano per i muri, non lo so, tipo quella carta, sapete di cosa sto parlando, quella carta abrasiva che in realtà mi irrita la pelle, la mette, rasoi, appunto creme depilatorie, gel depilatori, cerette, non parliamone nemmeno, sia quella fatta dall'estetista a caldo che quella a freddo fatta da me con le striscette, avete presente? Tremendo, 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 tutto mi fa irritazione, il laser niente, il pelo cade, non sento niente. Quello che appunto, cioè, in tantissimi hanno chiesto, ma fa male il laser? Questo proprio ci tengo io a sottolineare, vabbè che già l'avrete capito, ma io non ho sentito assolutamente niente. Questa è la cosa più, secondo me, non lo so, che mi ha lasciato così, perché io mi aspettavo che un po' facesse, invece niente. Quindi sicuramente io vi consiglio di andare, io posso parlare per la mia dermatologa ovviamente, ed è una mia cara amica, quindi sicuramente la consiglio, l'unica che mi tocca la pelle per qualsiasi cosa. Avevo una piccola verruca, mi ricordo cos'era, 2-3 anni fa, non lo so, sopra il sopracciglio, lei me l'ha tolta, non so nemmeno dov'era, cioè non si vede assolutamente, appunto mi ha guarito dall'acne, quindi sicuramente con il cuore io mi sento di consigliare la mia amica, e trovate tutti i suoi... Ma anche se non fosse una mia amica, per i trattamenti che mi ha fatto, per come mi ha aiutato, soprattutto con l'acne, devo dire, perché quello per me era un grosso, grosso problema. Lo sapete, ho dovuto prendere antibiotici per 6 mesi, tipo, mi ricordo. È stato, però, non ho mai, cioè, il problema non si è mai più ripresentato. Quindi, sicuramente, se devo mandarvi a fare il laser e siete della zona, sicuramente io consiglio la dottoressa Salamone. Se invece, appunto, non siete della mia zona e magari, non lo so, abitate in Puglia, ovviamente non vi sto dicendo venite fino a Trieste, però magari cercate un dermatologo che abbia il laser ad Alessandrite, ricordatevi, scrivetelo ad Alessandrite, perché non si sente niente. Invece appunto i laser, quelli comuni, mi hanno detto che danno fastidio, c'è chi mi dice che sente solo un pizzicorio, c'è chi mi dice invece che fa proprio male e che soffre. Forse dipende dalla zona, e penso che la zona bikini sia una delle zone più sensibili, quindi se io non ho sentito nulla, penso che veramente vada benissimo in tutte le zone. Altre cose che volevo menzionare, ah sì, prima del trattamento bisogna radersi con il rasoio, quindi questo è quello che ho fatto, e dopodiché sì, c'è un po' di irritazione tipo per un giorno o due, e quindi la dottoressa mi dà sempre una specie di, è una crema lenitiva antirossori, però la metto, lei mi dice metta tipo per 3-4 giorni, una roba del genere, io la metto tipo 2 giorni, dopodiché mi dimentico, perché non ho già più irritazioni né niente. Una cosa che mi è venuta in mente è che le sedute e l'efficacia del laser dipende il numero delle sedute, appunto, dipendono molto dal tipo di pelle, dal fototipo, e io adesso non so dirvi esattamente, però chi ha la pelle molto chiara può farlo, e soltanto chi non ha la pelle troppo scura, credo che le ragazze di colore e chi ha la pelle comunque mediterranea molto scura non possa fare il laser, perché il laser, io adesso non mi ricordo esattamente, me l'aveva spiegato, tipo il laser agisce sulla pigmentazione del pelo, che deve essere scuro in contrasto ad una pelle chiara o comunque medio chiara. Se invece
ma questo dovete chiederlo al medico. So che il laser posso farlo, possono farlo tutti, tranne quelli che appunto hanno la pelle troppo scura. Non pensate che se non l'avete chiara come la mia non potete farlo, potete farlo sicuramente. E solo chi ha la pelle molto scura, appunto di colore, credo non possa farlo. Almeno questo ad alessandrite, poi per gli altri non saprei dirvi, appunto chiedete al medico per sicurezza, però so che appunto agisce sulla pigmentazione del pelo, quindi se c'è una pelle chiara con un pelo scuro funzionerà al top. Altra domanda che ho ricevuto è se può causare problemi, se ci sono controindicazioni del laser eccetera. Che io sappia no, non ne ho sentito parlare nemmeno quando mi sono fatta tutte le mie ricerche su internet, su Google eccetera, non ci sono controindicazioni, non veramente, è solo un laser che fa praticamente cadere il pelo, quindi almeno che non lo facciate in testa, non lo so, che vi cadono i capelli, non sto scherzando, no, per quanto riguarda controindicazioni, roba del genere, non ho riscontrato niente, ma nemmeno appunto leggendo su internet non ho trovato esperienze negative con il laser. In realtà il laser ha un effetto antibatterico e di ringiovanimento cellulare sulla pelle, quindi più che appunto non si può trovare cose negative da dire, perché alla fin fine fa bene alla pelle, non fa male alla pelle, non pensiate di rovinarvi la pelle eccetera, anzi, quindi potete stare super super tranquilli per quanto riguarda questo. Ve lo dice una che ha la pelle talmente sensibile che se si gratta ha un segno rosso per 6 ore e tutte le chiedono: oddio, cosa ti sei fatta? Mi sono semplicemente grattata. Quindi ecco, questo se lo dico io, siete tranquilli. Una cosa importante invece, sconsigliano di fare il laser in estate perché poi non potete prendere il sole, quindi questa è una cosa molto molto importante. Bisogna mettersi la protezione 50 se fate il laser nelle zone visibili, tipo sulle gambe magari in estate eccetera, quindi questo teoricamente sarebbe il periodo migliore, farlo in dicembre veramente, così poi fino all'estate avete finito con le sedute, avete finito, non spendete mai più niente, non avete mai più problemi di peli superflui, veramente. Ovviamente si possono fare tutte le zone, si possono fare gambe, solo il polpaccio, fare appunto le ascelle, le braccia, cioè qualsiasi parte voi vogliate. La cosa però che è molto importante è poi di non prendere il sole. Non so per quanto tempo, appunto chiedete sempre al medico, vi racconto la mia esperienza, non so per quanto tempo dopo non sia indicato, sia appunto sconsigliato esporsi al sole, però molto importante è questo appunto. Se decidete di farlo, secondo me è molto meglio iniziare in questo periodo piuttosto che in estate, semplicemente perché poi dovete stare attente, mettere la protezione 50, non prendere sole eccetera eccetera, quindi tipo se fate le gambe e non lo so, vi esponete al sole, poi avete la protezione non lo so 50 sulle gambe, poi magari appunto vi ritrovate marroni sotto il corpo, le gambe bianche, non lo so, ma è per dire appunto, io consiglio di farlo in questo periodo. Altra domanda frequente è la durata delle sedute. Io credo di essere di averci impiegato 15 minuti, ma proprio alla stragrande, ovviamente la zona bikini è una zona piccola, io direi 10 minuti, non 15, 10 minuti secondo me, sì, 10 minuti, pochissimo comunque. Ovviamente se fate le gambe magari ce ne vorranno 20, mezz'ora, non lo so, però appunto è una cosa anche piuttosto rapida, devo dire la verità. Quindi ragazzi e ragazze, stavo pensando se ci sono altre cose, altre domande che mi avete fatto, cui devo rispondere sul laser, ma credo di aver risposto davvero a tutto. Però se ci sono altre domande, voi lo sapete che io leggo sempre tutti i commenti, quindi se avete domande, qualsiasi cosa, scrivetemi sotto il video e vedo di rispondervi. Penso però di aver detto tutto, sì, credo di aver detto tutto, quindi io sicuramente cioè è la cosa che forse più consiglierei al mondo davvero, perché almeno per quanto mi riguarda, appunto con la pelle delicata ho sofferto talmente tanto. Vedevo le mie amiche che comunque si passavano il rasoio e non avevano problemi su qualsiasi zona, anche la zona bikini, io invece ho sempre avuto problemi di irritazione, mi sono sempre vergognata un sacco, e scoprire il laser è stata veramente un'epifania, di un'illuminazione mai avuta prima, perché davvero mi ha cambiato proprio la vita, non ho più problemi, tipo quando vado al mare, cioè tipo in estate non avevo problemi, sono caduto in tutti i peli, non avevo più irritazione, ero tipo freedom! Quindi questo è tutto, appunto trovate i dati della mia dermatologa qua sotto, se siete della zona, se potete raggiungere Trieste o la provincia di Udine, io la super consiglio, io vado solo da lei per qualsiasi cosa. Quindi questo è quanto, io vi mando un bacio grandissimo, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia stato utile anche ai maschietti, che magari anche loro possono essere, perché no, interessati all'epilazione, perché no, perché no. Quindi questo è tutto, bacio grandissimo e noi ovviamente ci vediamo domani con un nuovo video. Bacio grande, abbraccio, voglio bene, ciao.